Sono parecchio arrabbiato, ok? D'accordo, d'accordo, sono calmo, sto bene. È tipo la decima volta che sto rifacendo questo video perché ho scoperto di non essere in grado di parlare così a ruota libera, diciamo, alla videocamera, cioè a voi. Perché fino ad ora mi sono sempre scritto quello che dovevo dire nei video, dalla prima parola all'ultima. Addirittura sottolineo le parole in cui devo dare enfasi. Quindi capite anche voi che trovarmi così a parlare senza aver scritto nulla, solo con qualche idea nella testa, mi risulta davvero, davvero difficile. Avrete forse notato che questo è un video leggermente diverso dal solito. Difatti, vabbè, sono seduto, che questa è una novità, e forse avrete anche notato l'oscenità che sta dietro di me. Ci sono scatole, scatoloni ovunque. Sì, effettivamente sembra che ci sia stato un Bigfoot in casa mia e che mi abbia devastato la casa. Vi spiegherò poi il perché di tutto questo macello. Allora, partiamo col dire che ovviamente, per chi ancora non l'avesse capito, questo è un vlog. Spero sia il primo di una lunga serie. La domanda è: perché ti sei messo a fare vlog? La risposta è molto semplice. Molti di voi spesso e volentieri mi scrivono che passa troppo tempo tra un mio video e l'altro, cioè che impiego troppo tempo per caricare video. E questo effettivamente è vero, perché tra un mio video e l'altro passano circa 2-3 settimane. Chiaramente anch'io devo capire che YouTube non è più quello di un tempo, quando i tempi d'oro di Wilwush, Canesecco e Non aprite questo tubo, se ti andava bene caricavano un video al mese e tu eri contento. Adesso YouTube non è più così, i tempi sono cambiati, il pubblico di YouTube è cambiato. Con la venuta, facciamo una cosa epica, dei gamers che giustamente caricano un video ogni 30 secondi, il pubblico di YouTube richiede anche agli altri YouTuber che non fanno quel genere di video di caricare più video. Difatti, non so se voi avete notato, ma molti YouTuber noti in Italia che fanno un genere di video simile al mio hanno cominciato a fare anche altro. Vedi per esempio Leonardo De Carli che ha cominciato a fare gameplay. La stessa cosa la voglio fare io, un po' per mio piacere personale, così insomma ci facciamo quattro chiacchiere ogni tanto e vi racconto qualche novità, e un po' per questo motivo, per andare a coprire quel lasso di tempo che c'è tra un mio video e un altro. Creerò quindi una playlist che chiamerò Vlog, dove appunto all'interno inserirò questo filone di video. E mi raccomando, fatemi sapere se questa idea magari vi entusiasma un po'. Passiamo al delirio che potrete notare qui in casa mia. Perché ho in giro scatole e scatoloni? Anche qui la risposta è molto semplice. Sto traslocando. Sono stato 2 anni in questo appartamento, ci sono molto affezionato, sono contento, ma allo stesso tempo sono anche un po' triste. In questa casa, specialmente in questa sala, non solo YouTubamente parlando, si può dire, passatemela, ho avuto veramente tante soddisfazioni. La maggior parte dei video con cui ho avuto più soddisfazione sono stati fatti qui, in questa sala. Ovviamente sono anche contento di andare ad abitare in un appartamento totalmente nuovo. E qui arriva la ciliegina sulla torta. Nella casa nuova in cui andrò a abitare avrò una stanza dedicata solamente per girare i video. Ebbene sì. Ebbene sì. Attiviamo immediatamente la mia modalità nerd che è installata dentro di me per farvi vedere un paio di cose che andranno ad allestire questa nuova stanza video. Abbiamo questo quadretto delle sagome di Ash e Pikachu all'interno di una sfera Poké. Questa stampa di Rocky 4 in tutta la sua epicità. Io ti spiace. E quest'altra stampa di una serie di Batman che secondo me spacca di brutto. Un'altra cosa, mi raccomando, fatemi sapere se questa cosa del vlog vi può piacere mettendo mi piace e commentando qui sotto, esprimendo tutta la vostra gioia per questa grandissima novità. Credo sia tutto. Siccome non ho la minima idea di come si debba finire un vlog, lo finirò così, di punto in bianco.